Salute a tutti carissimi amici di Ground Zero Channel, non perdo altro tempo e vi do il benvenuto ad una nuovissima e precisissima per le ore 6 diretta di Misteri di Ground Zero Channel, la nostra rubrica dedicata al mistero e a tutto ciò che ancora non è ben spiegato o che i più ignorano o seguono in una maniera sbagliata. Do subito il benvenuto ad Adrian che gestisce e presenta questa rubrica molto, alla più seguita del canale. Ciao Adrian! Ciao Dagon, buonasera a tutti e grazie come sempre per ospitarmi qui nel vostro splendido canale per questa fantastica, diciamo, analisi misterica del venerdì pomeriggio. Grazie mille. Grazie a te. Fra l'altro, come appena detto, è la rubrica più seguita di Ground Zero Channel, il che ci fa capire quanto sia il tuo stile di conduzione e le argomentazioni che hai saputo portarci, come quella di stasera, siano davvero di grande importanza e abbiano un rilievo anche nel nostro piccolo e umile pubblico che ti segue veramente in maniera costante. E questa volta, fra l'altro, hai un'amica del canale, un'amica carissima, e finalmente hai portato anche quest'anima gentile e molto profonda che si occupa di una, chiamiamola regione d'Italia, chiamiamola isola, no? Ma potremmo dire molto di più, e quindi ti lascio subito le parole dopo la sigla che ci guardiamo di presentare il nostro ospite che dal titolo avete già sentito che è l'amica carissima Marta Serra. Sigla e subito con Adrian. Eccoci qua, benvenuti o bentornati a un nuovo episodio dei Misteri di Ground Zero Channel, quel diciamo format che a me piace tanto perché porta tutte le argomentazioni più misteriche che, come ripeto, molto spesso vengono messe sotto il tappeto. Quindi anche oggi andiamo ad alzare il tappeto, a tirar fuori quelle parti di mistero che in questa puntata rappresentano, come ha detto prima Dagon, l'amico Dagon, fanno parte soprattutto di una delle terre più belle del mondo, una parte diciamo d'Italia, un'isola piena di misteri, sicuramente piena di diciamo argomenti che in qualche modo subiscono probabilmente anche un'interpretazione continua a tal punto da abusare alcuni concetti principali di questa isola. Quindi io, proprio per mettere i puntini sulle i, per comprendere al meglio magari determinati argomenti, ho cercato un'autoctona, una persona che ricerca nell'ambito dell'esoterismo, è anche antropologa, quindi è a 360 gradi la persona perfetta per questo tipo di ricerca. E sto parlando dell'amica Marta Serra di Labirintando con Giana. Ciao Marta! Ciao Adrian, ciao Dagon, ciao a tutti gli amici di Ground Zero Channel e chi ci sta seguendo. Grazie di cuore per avermi invitata. Grazie a te di aver accettato il mio invito. E quindi ecco, come ben sai, tu conosci meglio di me questo canale, quindi diciamo sei tu quasi che presenti me in questa puntata, però comunque sia ti ho scelto appunto per trattare un argomento per me fondamentale da comprendere, in quanto prima di tutto non sono mai stato in queste terre, secondo poi ne sento parlare in continuazione, probabilmente anche in questi periodi più spesso, no? Visto che l'informazione va sempre più veloce attraverso internet, attraverso insomma tutto quello che è anche diciamo l'informazione alternativa, quella underground, arriva sempre più spesso tutto quello che riguarda la Sardegna, soprattutto la parte misterica. Quindi parliamo di giganti, di Sciardana, parliamo anche di nuraghi, una terra che probabilmente è legata all'antico Egitto tanto quanto probabilmente all'Atlantide, al misterioso Atlantide. Se
così vogliamo dire. Però, come ho detto prima, c'è anche una parte probabilmente un po', diciamo, troppo spinta, che ultimamente l'abbiamo visto, per esempio, nella New Age, l'abbiamo visto in alcune cose della geopolitica, no? Questo continuare a parlare costantemente di qualcosa quasi diventasse una moda, a tal punto che si snatura l'origine. Ecco, io temo che a volte succeda questo, anche quando si parla di Sardegna, no? Si snatura un po' effettivamente qual è l'origine della tua terra e quali sono i principali misteri che la circondano e la diciamo comprendono. Quindi io vorrei chiederti effettivamente, prima di tutto, se tu hai notato questa cosa o se è solo una mia, diciamo, un mio punto di vista. Allora, Adrian, grazie innanzitutto per questa domanda, perché secondo me è molto molto importante. No, non l'hai notato solo tu, lo notiamo tutti noi che da tanti anni lavoriamo per la tutela e valorizzazione della cultura e del paesaggio sardo. Lo notiamo perché abbiamo fatto tanti anni che ci siamo lamentati del fatto che nel mainstream, nell'informazione cosiddetta alternativa, si occupassero di Sardegna, ma proprio tanti anni ci siamo lamentati, abbiamo provato a fare collaborazioni, abbiamo provato a fare dei canali nostri, abbiamo provato a fare un sacco di cose, però è vero che non era un argomento che andava di moda all'epoca, era molto difficile. Poi un po' Giacobbo, un po' non so cosa, sinceramente sto ancora cercando di capirlo, ha fatto in modo che questo argomento iniziasse a essere utilizzato, a essere analizzato, molto spesso in modo sbagliato, nel senso che l'approccio era completamente sbagliato. Andiamo ad avere un approccio della cultura, delle tradizioni, di tutto ciò che diciamo è paesaggio sardo in modo inadeguato, perché è un po' un assalto in stile turistico estivo, quello che noi autoctoni lo definiamo così. Sarò molto schietta stasera nel parlare perché mi sento un po' a casa, uno per questo, e due perché sinceramente non ne vedo il motivo per fare del finto buonismo, sinceramente non lo trovo utile per nessuno. Sono qui per dare una testimonianza e quindi vi dico che comunque i mesi estivi per noi sardi sono una tragedia, perché sono una tragedia in linea generale viverci, perché comunque la Sardegna è una terra meravigliosa ma molto controversa sotto mille punti di vista, e l'estate diventa totalmente un palcoscenico dedicato al turismo di massa. Nella comunicazione della cultura, delle tradizioni, dei misteri della Sardegna troviamo questo stesso approccio, cioè vengono messe in campo tutte quelle quegli elementi, diciamo, più comuni, più famosi, più importanti, e vengono spolpati in modo compulsivo, senza un minimo di criterio, senza un raffronto poi nella territorialità e nel radicamento. E questo sinceramente inizia a disturbare molto, perché, non so, forse era meglio quando non se ne parlava affatto, perché se per parlarne in questi termini e vedere comunque appunto snaturato, ma anche proprio banalizzato quello che è l'assetto e la struttura della cultura sarda, allora a questo punto forse era meglio quando non se ne parlava per niente, ne parliamo tra di noi, ce la suoniamo, ce la cantiamo tra sardi e finisce là, cioè se non altro sappiamo che stiamo parlando la stessa lingua e utilizzando lo stesso metro, diciamo, di comunicazione, così invece diventa una banalizzazione, perché molte cose che vengono definite misteri non lo sono affatto. Altre cose che effettivamente andrebbero analizzate un po' meglio, sono effettivamente dei connotati piuttosto scuri, vengono completamente tralasciate per parlare appunto di queste cose più, non lo so, intriganti, ma che poi di fatto servono soltanto a dividere noi sardi, a dividere chiunque magari voglia venire in Sardegna con un approccio aperto, libero, con la voglia di crescere proprio come umano. Chiarissimo. Beh, questo purtroppo è il rischio che si corre, no? A volte quando arriva la popolarità, sia nelle persone, sia in questo caso in alcuni luoghi, no? E quelli di culto poi ne risentono moltissimo, perché a me ha insegnato personalmente l'amico Rudy Toffetti che il turismo, diciamo, quello un po' di massa, va poi a, non dico rovinare, ma comunque sia a sovraccaricare o a togliere del tutto le energie originarie di certi posti.
e probabilmente la Sardegna è piena di tali posti pieni di energia che andrebbero più che altro conservate e poi anche, diciamo, spiegate e vissute in maniera coerente con tutto quello che è l'armonia del posto. Sicuramente questa diciamo popolarità che è uscita tutta insieme ultimamente ha portato anche quella parte di diciamo turismo che invade più che comprende o conserva. Ecco, se tu dovessi per esempio puntare il focus su uno degli argomenti che è stato più diciamo frainteso, uno dei più quello che è stato più snaturato, cosa metteresti, diciamo, nella top 3? Allora, guarda, nella top sicuramente l'energia di questa terra e quindi i monumenti che sono poi i luoghi in cui appunto si può fruire di questo tipo di energia. Questo sicuramente è da tanti anni che io lamento il fatto che dell'energia dei monumenti sardi se ne occupino poco i sardi stesso. C'è qualcuno che se ne occupa, però diciamo che non se ne è occupato in maniera tradizionale, quindi non sono stati rispettati determinati criteri che la nostra tradizione esoterica impone. Prima di continuare a parlare di questo argomento, Adrian, io ci tengo a dire questa cosa. Noi operatori tradizionali sardi riceviamo le competenze esoteriche, quindi il metodo esoterico, diciamo da altri operatori più anziani che scelgono noi per quel tipo di competenza specifica. Mentre la dote esoterica, cioè la capacità innata di poter praticare questo tipo di tradizionalità, è qualcosa che ci portiamo innatamente attraverso la genetica. Quindi ci sono questi due aspetti. Questo che cosa porta? Porta a dover sempre lavorare un po' sul lato razionale e un po' sul lato pratico. Diciamo che la via di mezzo tra questi due aspetti è senza dubbio la natura, quindi lavoriamo molto a contatto con la terra e con la natura, cioè nel momento in cui la nostra razionalità non è sufficientemente pronta da un punto di vista intellettuale per affrontare qualcosa, allora sarà la natura, quindi ognuno ovviamente avrà il suo spazio naturale specifico, che ci permette di colmare quel tipo di conoscenza che ci manca. Poi andrà sigillato attraverso l'esperienza, quindi attraverso la pratica. Cosa succede? Che ci sono dei sardi che si occupano dei monumenti e lo fanno alcuni in modo veramente fenomenale. Mi riferisco per esempio ad archeologi che fanno dei lavori di tutela e valorizzazione meravigliosi, che però sono molto radicati nella loro cultura e quindi lo portano avanti con un senso di sacralità. Queste sono persone eccezionali che io non smetterò mai di ringraziare per tutto il lavoro che fanno, perché portano i turisti a comprendere la questione, diciamo, razionale, intellettiva, in modo approfondito da un lato, mentre dall'altro ricordano l'importanza della sacralità di quei luoghi. Quindi questo secondo me è un approccio funzionale. Poi ci sono altri tipi di approcci, non so, gli studi esoterici più moderni che vanno un po' a sfiorare la New Age. Lì sì, c'è questo senso di sacralità, ma non è una sacralità radicata. Quindi lì inizia ad esserci dei conflitti energetici, diciamo, li definisco così, ci sono dei conflitti energetici che possono creare delle conseguenze molto negative per quanto riguarda noi operatori tradizionali, perché iniziamo a sentire appunto il luogo sporco. È un po' come se ci fosse un parco e i turisti andassero e iniziassero a lasciare lì le loro cartacce. Poi ovviamente se passa, diciamo, l'operatore ecologico della zona dovrà mettere a pulire questa cosa prima di fare qualunque altra opera di sistemazione, non so, il taglio degli alberi, il taglio delle siepi per essere più carino. Prima dell'estetica dovrà avvenire la pulizia. Ecco, quello è quello che facciamo un po' noi. Prima di andare a lavorare sulle energie del territorio, dobbiamo tutte le volte ripulire. Questo effettivamente a lungo andare sta iniziando a essere fastidioso. Perché diventa fastidioso? Diventa fastidioso perché noi siamo sempre più pochi. Gli operatori tradizionali siamo sempre meno a causa dello spopolamento. Quindi siamo pochi, dobbiamo diciamo ampliare le nostre competenze metodologiche, dobbiamo studiare, dobbiamo ricercare tantissimo. I monumenti sono dei luoghi dove possiamo andare a ritrovare tutte le nostre competenze in modo veloce ed efficace per poter aiutare qualcuno,
per poter aiutare la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre istituzioni. Abbiamo un ruolo, ognuno di noi ha un ruolo. Ogni volta ci tocca pulire dalle cartacce, quando va bene, perché a volte è molto peggio, di tutte queste persone che vengono. E questo è un aspetto, attenzione, perché il vero, aspetto su cui noi combattiamo, che è qualcosa di decisamente più grave, è un altro, è molto più grave e controverso, ed è quello, per esempio, della profanazione vera e propria di questi luoghi. Questi luoghi vengono profanati da moltissimo tempo. Cioè, ci sono dei luoghi che io vedo su internet che persone mettono le foto e dicono: ah, che meraviglia, qua sì che c'è una bella energia, sono sardi, persone sarde, quindi che lo fanno con l'istinto innato di andare a ricaricarsi, in luoghi che chi ha lo sguardo, diciamo, allenato per vedere che tipo di energia ci sia, è evidente che sono stati profanati da de delle ritualità disarmoniche, delle ritualità completamente disarmoniche. La nostra cultura tradizionale in termini esoterici non va diciamo, ad analizzare il dualismo bene e male, ma semplicemente l'armonia e la disarmonia, che è una cosa diversa. Quella naturale è una armonia. Quindi se la natura si gira di balle e decide di buttare giù qualcosa o fa venire giù, non so, qualunque catastrofe di tipo naturale e quella roba cade, per noi è armonico, perché quello è stata la volontà della natura. Quando quella cosa viene fatta cadere, anche magari in modo naturale, ma c'è di mezzo un elettromagnetismo artificiale, per esempio, oppure ci sono di mezzo delle ritualità che invece vanno a cambiare la connotazione più profonda dell'energia, quella è disarmonia. Quindi noi andiamo a perdere delle batterie naturali che ci servono non solo per una mera ricarica energetica, ma anche proprio per una connessione profonda con la terra, un dialogo con l'elemento essenziale per noi operatori, che siamo figli appunto della terra. Chiarissimo. Sì, infatti, guarda, io per esempio, diciamo, mi sono un po' affacciato a quella che è la ricerca energetica, al druidismo e determinate, diciamo, tecniche, dinamiche, insomma, che fanno sì che tu possa comprendere effettivamente l'armonia o la disarmonia che puoi trovare in un posto, no? E, quando, per esempio, sono stato insieme a Rudy a Torino a vedere la sagra di San Michele, io una delle prime cose che dissi è: dissi, cavolo, ma sembra scarica effettivamente, no? Da tutte le persone che vengono, i selfie, le cose, il mangiare un panino dentro un posto dove magari sarebbe meglio non farlo, o tutte quelle cose che comunque sia, appunto, scaricano energeticamente quel posto. Poi ti trovi il rudere in mezzo alla montagna dove passa una qualche linea particolare che non è stato più toccato da nessuno, ma magari viene ogni tanto visitato da persone che comprendono l'energia del posto e senti un'energia che ti porta via. Ecco, credo che sia un po' anche questo il concetto, no? Svuotare dell'energia alla Sardegna è uno dei primi problemi che ultimamente sta succedendo, se non erro, da quello che hai detto adesso, giusto? Sì, ma allora, lo svuotamento, ho fatto un'intervista a una persona sul mio canale e abbiamo parlato in questo senso di cultura, ma è la stessa cosa, cioè quando tu acculturi stai togliendo la cultura che già c'era, no? Se tu insegni, per esempio, voi avete detto che la Sardegna è una regione d'Italia, però la maggior parte di noi sardi ha questa coscienza, che ancora magari è in stato embrionale, però ha questa coscienza di appartenere a qualcosa di molto più profondo e antico. Per esempio, io vengo stracriticata per il mio accento, ma io sono sardofona, è la mia prima lingua, cioè io parlando con te sto traducendo dal sardo, perché la mia prima lingua è un'altra, quindi è normale, io è come se fossi straniera parlando con voi, perché l'italiano sono bilingue, sono cresciuta con entrambe le lingue, però la mia prima lingua, quella che mi comunica interiormente, è la lingua sarda. Ovviamente io quando poi traduco le sonorità rimangono quelle, è normale. Quindi c'è questa dicotomia, diciamo, che è molto importante. Quando tu vai ad acculturare un popolo, cioè esporti la democrazia, oppure vai a portare altri tipi di contenuti, sia scientifici che magari umanistici, stai togliendo comunque quello che c'era già prima. Quindi tu hai la sensazione di essere pieno, in realtà sei stato svuotato da quelle che erano le competenze, conoscenze e coscienze che avevi già precedentemente. Questa cosa vale anche per le energie, senza ombra di dubbio. Quindi se noi andiamo lì a modificare, diciamo, la frequenza di determinati luoghi, perché a furia di andare con tantissime persone, cioè si creano delle egregore che vanno poi a toccare
tappare quel tipo di energia precedente. Poi soprattutto c'è anche un altro aspetto, l'aspetto della funzione. Ogni monumento ha una sua funzione specifica. Se tu ci vai lì per altre funzioni, è ovvio che poi quel monumento perderà il suo significato. Come se io parlo da strega in questo momento, ho un mestolo rituale e inizio a usarlo per farci il sugo. È normale che poi quel mestolo non funzionerà nel momento in cui lo utilizzo per fare una pozione di un certo tipo. Ogni strumento va utilizzato per la sua funzione specifica. Faccio l'esempio, per esempio, del pozzo sacro di Santa Cristina. Il pozzo sacro di Santa Cristina, già solo per averlo definito così, cioè averlo chiamato Santa Cristina, gli abbiamo già cambiato la sua funzionalità in un certo senso. Però quello ci può anche stare, perché tu puoi mettere anche un'etichetta sopra una cosa, poi la sostanza è quello che conta. Il problema è quando tutti vanno a utilizzare quella sostanza convinti di utilizzarne un'altra, oppure lo usano soltanto per tutti i rimedi possibili e immaginabili, soltanto perché a un certo punto è diventata una panacea varia ed eventuale di cui tutti parlano, e allora vogliamo andare tutti lì a vedere questa cosa. Però quel pozzo là aveva delle funzioni specifiche che si sono perse completamente, a parte qualche caso eccezionale. E voi mi direte qual è, ma sei sicura di quello che stai dicendo? Guarda che tutti parlano di questo o di quest'altro. Allora, io quello che vi dirò non è il frutto delle mie ricerche intellettuali, è il frutto del mio lavoro esoterico. Il mio lavoro esoterico mi dice che quello era un luogo di riunione di tutti i clan di tutta l'isola di Sardegna. Era un luogo specifico dove si faceva l'acqua a varie funzioni, ovviamente. E quello è un bacile enorme comunitario. Quindi lì si andavano a fare, non so, per esempio, sicuramente si festeggiavano in modo comunitario tutte le cadenze del ciclo annuale, quindi della ruota dell'anno, di tutti i clan. Tutti i clan andavano lì a festeggiare, a riunirsi e a incontrarsi. E poi tutti i ruoli che aveva l'acqua, quindi dalla divinazione alla purificazione, insomma, tutti i ruoli in base ai riti di passaggio di ogni comunità e in base ai riti di passaggio dell'intera isola. Lì, riunioni isolane, non se ne fanno più, ci vanno gli stranieri là, cioè è inutile che facciamo gli ipocriti. Io posso anche fare l'ipocrita e dire un luogo meraviglioso, vanno tutti, va valorizzato, va tutelato, sì. Va valorizzato e va tutelato, però ha perso la sua funzione, una funzione che nel momento in cui le istituzioni ne hanno preso il possesso, ha smesso di avere, perché non è neanche più possibile andare a fare dei riti comunitari intesi come l'intera isola. I riti comunitari che si fanno lì sono quelli della subregione in cui è presente questo monumento, legati al sincretismo magico-religioso della Chiesa Cattolica. Però quell'altro aspetto manca. C'è qualcuno che ha fatto qualcosa e a cui io ho anche partecipato, però sono tutte cose anche un po' inconsce, diciamo, non c'è molta consapevolezza in questo senso. Però è ovvio che quel monumento ha cambiato di energia. Io ci sono andata l'estate scorsa, che fatica, è stato molto risucchiante come energia, cosa che invece io non ricordavo così, perché le prime volte che sono andata non era estate, questo già vuol dire tanto, e soprattutto c'era appunto una sorta di rito comunitario di tutta l'isola e l'energia era completamente diversa, cioè l'acqua parlava in un altro modo. L'acqua era zitta e in silenzio quest'estate, era in un angolo, si proteggeva, non era lì a disposizione. So che sembra un discorso strano, ma No, sono. la funzione degli sciamani è quella di parlare con gli elementi, ecco, lì c'è la maggiore rappresentanza dell'elemento acqua in Sardegna, per esempio. L'acqua era ritirata in un angolo, spaventata, zitta come una bambina che è tutta rannicchiata perché ha paura di avere a che fare con persone che non conosce. Comprendo la grande perché guarda, per quanto sia noi siamo qui dove abito io, una regione molto piccola è l'Umbria, ma in qualche modo anche noi siamo strapieni di acqua, di sorgenti, di culti delle sorgenti un po' a destra e a sinistra. Tu pensa che solo sul mio terreno personale ci sono tre
sorgenti, quindi io da bambino ho sempre preso l'acqua direttamente dal punto dove nasceva, no? E da lì ho fatto sempre determinati studi, determinate cose, insomma, per comprendere effettivamente che tipo di rapporto avere per rispettare quest'acqua, no? E ad oggi ne riconosco sicuramente la potenza e quindi comprendo alla grande ciò che dici assolutamente. E ti ringrazio, anzi, che tiri fuori questo concetto così importante anche per me. Allora, quando andiamo un pochino avanti, quando si parla, o forse indietro in base ai punti di vista, perché quando parliamo di Sardegna, molto spesso uno, diciamo, dei misteri più grandi che tendenzialmente si viene, diciamo, ad analizzare è l'origine del popolo, l'origine della Sardegna. Se ne sono sentite di tutti i colori, no? Addirittura serie anche su Netflix, dappertutto, Amazon Prime, che cercano di connettere la Sardegna a qualche popolo, magari antico, appunto, come dissi all'inizio della puntata, Atlantide piuttosto che Antico Egitto e quant'altro. Ecco, per i sardi, per esempio, l'origine della propria terra è un mistero oppure voi qualcosa avete di certo e puoi raccontarcelo? Allora, questa è una domanda molto complessa. Io posso dire quello che si dice dentro, fuori, è quello che sento io, questo posso dirlo. Allora, in linea generale, per quanto riguarda l'origine del nostro popolo, è sicuramente connotato nella dimensione del mistero per tutti i sardi, io lo dico così molto francamente. Questo perché? Perché noi sentiamo di appartenere a una cultura antica, una cultura dell'armonia, una cultura che noi con grande fatica cerchiamo di portare avanti in modo tradizionale, anche venendo in contatto con altre istituzioni, che siano politiche, che siano religiose, che siano di qualunque tipo siano, anche attualmente quelle, diciamo, sovrastrutture che possiamo definire multinazionali, per esempio. Noi cerchiamo comunque di continuare a essere resistenti, tant'è che, diciamo, il più grande studioso, quello che viene definito su Babà in mano dell'archeologia sarda, cioè il grande padre dell'archeologia sarda, Lilliu definiva costante resistenziale sarda, cioè questo atteggiamento dei sardi di continuare a voler restare se stessi nonostante tutto e tutti. Quindi questo aspetto di resistenza e di radicamento molto forte è sempre molto presente, però riguardo il guardarsi indietro è tutto veramente molto controverso, anche a causa appunto di questa acculturazione che ci ha tolto la cultura reale. Questo ci ha molto, molto confuso. Noi sentiamo in modo molto forte un rapporto con la terra e un'appartenenza sicuramente a un popolo antico. E quindi cosa succede a causa di questo? Che siccome l'archeologia ufficiale non ci soddisfa, siccome le tradizioni popolari parlano in un certo modo, siccome è arrivata la digitalizzazione, abbiamo iniziato tutti a dividerci in frangenti. C'è chi ascolta quello studioso che ha portato avanti quel tipo di analisi, che può anche essere vera, però sicuramente non è totalizzante. C'è chi ascolta quell'altro che invece dice che la Sardegna sia Atlantide. C'è chi ascolta, c'è chi si lancia nell'esoterismo senza avere grandi competenze esoteriche né intellettive né di doti genetiche, e quindi incomincia a dire delle cose che si vede che sono totalmente influenzate da qualcosa di esterno, eccetera eccetera eccetera. Siamo veramente incasinati sotto questo punto di vista. Allora, quello che posso dire io è che non ho la risposta in tasca sicuramente, perché voglio dire, non è che arrivo io nel 2023, Marta Serra ha scoperto l'origine dei sardi, non è così, non funziona così, non è possibile, ecco. Però ecco, io la studio veramente da tanto tempo e mi sono fatto un'opinione personale di questa cosa, un po' legata, diciamo, all'esoterismo, quindi legata a tutto il lavoro interiore che ho potuto fare, e un po' anche al lavoro intellettivo. Quello che io accuso molto e che continuerò ad accusare e a sottolineare costantemente è questa idea di fondo che tutto ciò che è sardo deve essere stato importato. E io questa cosa non l'accetto. Non accetto che i sardi debbano essere per forza originati da un altro popolo. C'è chi dice che arriva dai Sumeri, c'è chi dice che arriva dalla Lidia, che arriva dagli Etruschi. Adesso c'è questo nuovo, diciamo, questa nuova analisi della zona balcanica che dice che noi avremmo origine lì. Insomma, io mi sono stufata, francamente. Io non ho capito perché i sardi non possono essere sardi. Cioè, è evidente che siamo diversi da tutti, è evidente che abbiamo
queste peculiarità così forti, così caratterizzanti, e però i sardi non devono essere sardi. Ovviamente in questo senso l'archeologia e l'antropologia, in termini proprio forensi, diciamo, non l'antropologia culturale, non ci viene granché in aiuto perché gli scavi qui in Sardegna vanno veramente molto a rilento, le poche cose che siamo riusciti a trovare, insomma, sono un po' controverse perché non abbiamo gli strumenti, perché non riusciamo comunque ad avere una visione ampia, quindi non ci vengono molto in aiuto. In questo senso ci può venire anche in aiuto l'esoterismo, ma lì non è qualcosa di razionale, lì è qualcosa di molto profondo e ognuno fa le sue analisi, insomma. Sicuramente quello che posso dire io è che è evidente da tutti gli studi, anche accademici, è che sicuramente c'è un legame molto forte con tutto il resto del pianeta, in un modo o in un altro. Cioè, man mano che si torna indietro, che si applicano quanti più metodi possibili per cercare di capire questa cosa, si vede che i sardi e la Sardegna hanno sempre avuto rapporti sia fisici che culturali con il resto del pianeta. Quindi collegamenti, raffronti ne abbiamo con tutto il resto del pianeta, e questo è veramente qualcosa di molto strutturale, di molto profondo. Poi c'è un altro aspetto che secondo me è importante, cioè il fatto che noi sardi abbiamo la tendenza a sardizzare tutto quello che arriva in Sardegna, quindi questo incasina un po' le cose, perché lo facciamo anche adesso, quindi immagino che prima, senza tutta questa comunicazione di massa, fosse ancora più facile farlo. E questo aspetto porta a grandi confusioni. Io come lavoro dal punto di vista intellettivo? Lavoro pensando che secondo me non è fondamentale capire chi ha origine da chi o cosa da cosa, ma quanto una questione sia radicata. Cioè, quanto più quell'aspetto e quell'elemento è radicato all'interno dei territori, tanto più sicuramente è qualcosa di importante e di funzionale. Quindi cercare di capire perché tutti i popoli, per esempio, festeggiano gli equinozi e i solstizi, perché tutti i popoli si fermano davanti a determinati fenomeni naturali. Perché in Sardegna ancora è restata questa cosa, nonostante il cristianesimo, nonostante tutte le istituzioni, tutti i reset possibili e immaginabili, nuraghi che in certi punti sono enormi e maestosi, in altri punti invece sono sottoterra? Com'è che però continuiamo a sapere, ad avere dentro di noi questa profonda conoscenza di ciò che siamo, di qual è il nostro ruolo in un modo o in un altro? Ecco, questo secondo me sarebbe la domanda più importante da farci. Dal punto di vista esoterico, la mia tradizione dice che la Sardegna sia la prima terra emersa. Questo, ovviamente, se fosse supportato da qualcosa di scientifico, sarebbe completamente rivoluzionario, perché dire che la Sardegna è la prima terra emersa, allora rivoluzionerebbe sicuramente tutti i concetti che fino ad ora abbiamo analizzato. Io non ho alcun supporto scientifico per poter dire questo. So che la nostra tradizione mitologico-esoterica afferma questo aspetto. Poi ognuno tragga le sue conclusioni. Io, francamente, non ho neanche interesse, cioè, nel senso, non mi ha né riempito né diminuito qualcosa il pensare che la Sardegna fosse la prima terra emersa e magari che i sardi fossero il primo popolo sul pianeta. Sinceramente non mi cambia granché, perché la profondità delle nostre radici sono evidenti in ogni caso. Se fosse emersa oggi, ieri o avanti ieri, non lo so, non mi cambia moltissimo, ecco, in questo senso. Certo, sono d'accordo con te, tra l'altro, su questo, perché comunque sia, come hai detto tu, forse l'importante in alcuni diciamo, argomenti, quando andiamo a cercare l'origine forse di qualcosa, è comprendere quanto la popolazione sia radicata a determinati appunto, aspetti, specialmente esoterici, se così vogliamo dire. Perché comunque mi viene ancora ad aprire un parallelismo tra la mia e la tua terra, perché anche qui da noi ci sono delle zone ancora molto, se vogliamo dire, remote, che nonostante siano state fortemente colpite dalla Chiesa e da tutto quello che è il cattolicesimo e quant'altro, comunque sia nella diciamo, situazione contadina popolare ancora ha dei forti rimandi all'esoterico. Io mi ricordo mia nonna che comunque quando io ero piccolino aveva tutte quelle piccole cose, quelle piccole credenze che si tramandava magari dalla sorella più grande oppure dalla mamma che raccontava delle cose. Quindi loro avevano questo parallelismo, no? Chiesa cattolica da una parte e dall'altra esoterismo allo stato puro in qualche modo. Quindi molto 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 interessante.
Senti, andiamo nella parte archeologica. Tu prima hai nominato i nuraghi. Penso che questo siano uno dei più grandi misteri, no? Anche a livello proprio fisico e tangibile, toccabile con mano, toccabile, passami il termine, comunque sia, che diciamo rappresenta proprio la Sardegna, i nuraghe. Ecco, tu nelle tue ricerche sei riuscita ad arrivare a qualche conclusione? Hai avuto delle idee su cosa fossero, cosa effettivamente rappresentassero e cosa soprattutto rappresentano oggi magari per il tuo popolo? Sì, assolutamente sì. Allora, sicuramente i nuraghi sono un punto veramente focale, fondamentale, perché vanno a toccare in modo molto profondo la nostra identità. Cioè, nel momento in cui tu vedi un nuraghe, senti dentro di te toccare delle corde veramente molto, molto profonde. Non che un menhir non lo faccia, non che una Domus de Janus non lo faccia, non che un pozzo sacro o una tomba dei giganti non lo faccia. Attenzione, questo no. Non lo posso dire perché lo fa nello stesso modo, però quello diciamo che rappresenta quell'unione tra terra e cielo veramente funzionale che ci riporta alla nostra funzione esistenziale principale, cioè questo proprio di collegare cielo e terra in modo funzionale. Ecco, questo è ciò che rappresenta in fin dei conti un nuraghe. Ora invece sulla questione del nuraghe di per sé è tutto molto controverso, veramente molto controverso. Nel frattempo qua dietro una luce mistica che non ho capito che cosa, vabbè. Comunque, Mentre parli di nuraghe, proprio bam. intanto arrivano le luci mistiche, abbiate pazienza, io non sono nella mia solita location e sono in un luogo in cui gli elementali sono anche veramente molto dispettosi, quindi io sto cercando di fare del mio meglio nel frattempo che loro mi stuzzicano ovviamente. Vai Comunque, tranquilla. diciamo, il nuraghe è sicuramente un elemento veramente importante, però che cosa è successo? È successo che ovviamente è andato ad essere analizzato in ambito archeologico e quindi risente di tutto quel tipo di metodologie che sono fondamentali in ambito archeologico e che risentono di tutta una serie di pregiudizi accademici, eccetera, eccetera. Il nuraghe, diciamo che è un luogo che viene sempre meno frequentato dai sardi. Questa è una nota dolente, però è così. Se non sono i nuraghi, diciamo quelli un pochino più diroccati o nascosti in mezzo alle boscaglie, sono sempre meno frequentati dai sardi, cioè perlomeno non per esempio nei mesi estivi o durante il turismo. Sono i luoghi più utilizzati dal turismo di massa. Questo risulta un po' complesso, però c'è tantissima mitologia attorno ai nuraghi perché rappresentano appunto l'antica casa in un certo senso, l'antica regia dell'antico popolo, quindi è veramente molto, molto ben piena di tutti quegli elementi mitologici che poi ci portano ad avere un rapporto piuttosto che un altro in base al territorio. In una comunità, un nuraghe può essere un luogo dove tendenzialmente le persone si ritrovano per qualunque motivo, e in altre comunità quello stesso nuraghe, diciamo, invece non viene frequentato perché può essere popolato da spiriti, eccetera, eccetera. Questo dipende anche proprio dalle sovrastrutture che nell'arco dei secoli e dei millenni sono andate a intaccare alla nostra cultura tutte le istituzioni. Allora, a parer mio, il nuraghe è un metodo costruttivo, non è semplicemente un luogo, cioè il nuraghe rappresenta proprio la nostra capacità di essere costruttori, utilizzando la materia prima che è indubbiamente la pietra. In Sardegna la materia prima è assolutamente la pietra. La pietra è un simbolo di androgenia, quindi attraverso appunto l'unione degli opposti noi andiamo a costruire una torre che unisce il cielo alla terra. Questo simbologicamente è ciò che rappresenta il nuraghe. Poi c'è di mezzo anche l'archeoastronomia, per esempio. È importante vedere dove i nuraghi sono disposti per tutta una serie di elementi. È importante vedere tutti questi aspetti, ma c'è da dire che dalla loro costruzione la nostra mitologia racconta che ci sia stata una caduta, per cui non è detto che siano proprio nella posizione giusta. Io personalmente, i miei studi mi hanno portato a dire che i nuraghe sono dei luoghi molto particolari, molto energetici, ma che vanno comunque approcciati in modo molto cosciente. Anche quelli vengono profanati costantemente da varie istituzioni, soprattutto quelle massoniche, lo voglio dire così, con amore proprio, però soprattutto da loro. Certamente.
Sono quelli che più, perché gli piace l'unione tra terra e cielo, quindi devono andare lì, mettersi in cerchio, niente, fare i loro riti, profanando dei luoghi che comunque rappresentano appunto l'armonia. Sono dei luoghi molto particolari e dei luoghi che canalizzano anche, diciamo, delle energie particolari, dei luoghi dove comunicare con altre dimensioni. In modo molto efficace, ecco, però non è che tutti lo possono fare o lo sanno fare, sono degli elementi veramente molto delicati. Ecco, la tecnica di costruzione, secondo me, è un elemento invece importante che andrebbe considerata un po' da tutti. Io infatti dico che gli unici massoni che mi stanno simpatici, nonostante in Sardegna sia pieno più che pecore, ci sono massoni più che pecore, sicuramente sono i costruttori di nuraghi, gli unici massoni che io rispetto. Ok, senti, quindi direi che oltre a i nuraghi, che poi il termine penso sia nuraghe singolare, nuraghe plurale, giusto? No? Non sto facendo una gaffe, no? Perdonami perché. Ma te Ok. l'avrei detto, almeno a te te l'avrei detto. No, no, è Ok. così. Un nuraghe, due nuraghi, però è Perfetto. tradotto. Perché sennò è nuraghe, nurages, nuragi, nuragis. Comunque, tendenzialmente in sardo il plurale è con la S, ecco. E Ok, un'altra cosa che diciamo salta subito in mente quando parliamo della Sardegna è sicuramente le tombe dei giganti. Ecco, io per esempio ho avuto amici sardi, stranamente io ho molti amici sardi, stranamente più che altro perché non ci sono mai stato, però ho molti amici che sono venuti in Italia in qualche modo e ho questa connessione con i sardi e molti di loro mi raccontano effettivamente che per voi in un certo senso è normale sapere la conoscenza insomma di queste tombe dei giganti. Addirittura c'era un mio amico che mi raccontava sì, ma mio nonno mi portava spesso, no, a vedere queste tombe, c'erano dei posti dove io andavo a giocarci quando ero bambino insieme a lui e quant'altro. Ecco, tu per esempio cosa sai delle tombe dei giganti? Cosa puoi raccontarci? guarda, io ti racconto questa cosa. Mi ricordo quando ero bambina, proprio bambina piccolissima. Mio padre e mio padrino mi avevano portato a fare una passeggiata in un luogo che adesso viene considerata la Stonehenge sarda, che è Birru Agóncas di Sorgono, perché io sono nata lì, al centro geografico dell'isola. Ho vissuto lì per tanti anni, in mezzo ai boschi, in assenza completa di energia elettrica. Quindi ero una bambina sensorialmente molto, molto specifica, diciamo. E mi ricordo questa cosa, che mi hanno proprio fatto una specie di iniziazione, no? Dove mi dicevano: guarda, questa è una Domus de Janus, guarda, questa è una... Allora io vedevo la Domus de Janus, ah, questa è casa mia, e mi ficcavo dentro la Domus de Janus. Guarda, invece questo è un nuraghe, ah, questo è il posto dove possiamo parlare tutti. Poi andavo nella tomba dei giganti e io dicevo: che cos'è questa? Così proprio, cos'è questa? È una tomba dei giganti. Ah, ma io lo sapevo che esistevano i giganti, io ne ho visto di giganti. Allora ho detto: no, ma guarda che non è che gigante vuol dire per forza. No, 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 ma qua c'erano giganti, qua c'è qualcosa di gigante, io continuavo a dire, no? E questo aspetto qua mi è sempre rimasto in mente, perché questa mia sensazione così profonda da bambina mi è sempre rimasta in mente. Ora, quello che invece mi ricordo chiaramente, che non mi è mai tornato, è il fatto che fosse una tomba. Perché nei posti chiamati tombe dei giganti, quando io andavo, non sentivo proprio, cioè, non che non, magari c'erano anche dei corpi seppelliti, quello che non sentivo io era il monumento per la sepoltura, cioè come se quel luogo fosse il luogo per ricordare la sepoltura di qualcuno. Questa cosa non mi tornava, cioè non c'era la stessa energia che in altri luoghi dove era evidente che c'erano delle sepolture. E questo mi ha portato a voler frugare sempre di più questo mistero. Io ora non so esattamente a che cosa servissero le tombe dei giganti, quelle che vengono definite tombe dei giganti di per sé. Perché io sono dei piccolini, questo che mi arriva dalla mia tradizione è questo, cioè io appartengo geneticamente alla stirpe dei piccoli, quindi io non so i grandi che cosa facessero esattamente in quei luoghi là, però so che quello apparteneva ai grandi.
cioè quello che mi arriva esotericamente dai miei studi esoterici, attenzione, ci tengo a dire questa cosa. Amo molto l'antropologia, amo molto gli studi, anche accademici. Non sono antropologa, ti correggo per quello che hai detto prima, perché effettivamente non ho una laurea in antropologia, quindi sono un'appassionata studiosa di antropologia, ma non sono un'antropologa. Adoro tutte queste cose, però i miei studi sono studi esoterici, cioè studi anche scritti con metodologie specifiche, non che l'esoterismo, perché non è accademico, sia uno studio di minor tenore, diciamo, però sono studi di tipo esoterico che si basano anche sulla sensorialità, su tutta un'altra serie di aspetti, che non è solo l'utilizzo cervellotico e delle capacità cognitive, è anche tutto un altro aspetto. Quindi quello che mi arriva da questi studi qua è che in Sardegna ci fossero due stirpi ben precise, quelle dei piccolini all'interno, o perlomeno diciamo nell'entroterra, nei luoghi un pochino più distaccati dal mare, ecco, in questo senso, e il popolo invece dei più grandi che erano più nelle coste, nelle zone diciamo più montagnose, granitose, ecco, in un certo senso, e avevano ognuno le sue funzioni, ma erano dei popoli che ci hanno messo molto ad andare d'accordo, però a un certo punto sono riusciti ad andare d'accordo, e questo è testimoniato per esempio da quello che mi arriva esotericamente, quindi chiunque mi voglia attaccare sappiate che è la mia analisi esoterica. Per esempio dal nuraghe di Torralba, il Santo Antine. Cioè, lì è evidente anche costruttivamente, anche energeticamente, che c'è un connubio tra i grandi e i piccoli. Cioè, ci sono dei luoghi dove i piccolini è evidente che passassero, e dei luoghi giganteschi dove è evidente che ci doveva passare qualcosa di più grande. Quindi, sì, le tombe dei giganti, secondo me, è perché c'erano degli stirpi più grandi, invece, Domus de Janus, perché c'erano popoli più piccoli. Per esempio, io ho conosciuto delle persone delle famiglie, che hanno anche dei doni esoterici, che dicevano che le Janas erano gli antichi popoli dei piccoli sardi, cioè non le fatine, perché Janas dicono che siano le fatine, no, tendenzialmente è tradotto in questo modo, come delle piccole donnine che continuavano a mantenere questa caratteristica del piccolo, ma inteso come un piccolo popolo, un popolo più piccolo. Più piccolo rispetto a cosa? Perché se sai la differenza tra due cose vuol dire che c'è la presenza anche di qualcosa di più grande, non è che dici che è più piccolo così, lo dici perché è più piccolo rispetto a qualcos'altro. Effettivamente ci sono questi metri di paragone, ci sono i nuraghi giganteschi, le tombe dei giganti gigantesche, e poi ci sono le Domus de Janus piccoline, pozzi sacri che a volte sono giganti, a volte sono piccolini piccolini. E va bene le funzioni, va bene tutto, però lì uno alto 1,80 m non ci passa lì dentro, perché adesso attualmente ci sono sardi di 1,80 m e non ci passano lì dentro, quindi c'è qualcosa che non torna. Invece uno che è una persona di 1,50 m, quando va in certi pozzi sacri ce ne passano 25 di persone come loro, quindi non so, sì, ok, va bene il discorso. Non è che tutto ciò che è grande è fatto per i grandi, tutto ciò che è piccolo è fatto per i piccoli, però se gli diamo anche una funzione fisica specifica, quelle cose sono fatte per più persone, ma anche per più persone più grandi, per certi versi. Quindi esotericamente a me mi arriva anche questo aspetto. Poi riguardo i giganti, Adrian, c'è di tutto e di più, eh? È un argomento veramente molto molto controverso, però hai anche beccato la persona giusta, perché io sono una di quelle che parla di giganti dal 2009, cioè facendo anche convegni nei nostri paesini dove ovviamente le persone ci guardavano malissimo e il prete ci benediva da lontano, eccetera, eccetera. Cioè, però tutti parlano di Luigi Muscas, e Luigi Muscas io lo conosco da tantissimi anni, siamo proprio amici, io lo ritengo proprio un amico. È lungi da me dire che Luigi Muscas è un pazzo, perché Luigi Muscas non è un pazzo, non è un pazzo lui e sono pazzi nessuno del paese dei Paoli Arbarei, perché mica è l'unico che dice che i giganti sono esistiti, e non è neanche l'unico che io ho sentito dire questa cosa. Ne ho sentiti ovunque, in tutta la Sardegna, dire che hanno visto teschi giganti portati con le carriole, cioè l'ho sentito ovunque, anche stamattina mentre ero a pranzo,
È tornato mio marito e mi ha detto: ma sai che oggi mi ha detto un collega che un signore ha detto che lui sa che c'è un posto dove sono tutti giganti e che lo dicono i suoi avi. Insomma, si parla di questa cosa ormai. Però ho parlato anche con un'archeologa. L'archeologa dice, anche una brava archeologa, mi dice: sì, ma può essere anche che siano esistiti. Il problema è che non possiamo continuare a parlare del nulla, perché se a me non mi portano un gigante, io non posso dire niente, io sarei anche disposta a cambiare la storia. Voglio cambiare la storia. Tra l'altro è una sorella indipendentista sarda come me, quindi immaginati, cioè, vorremmo cambiare la storia, però è ovvio che senza prove non possiamo cambiare la storia, rischiamo di continuare a essere trattati da deficienti. Uno che fa l'archeologo non si può mettere a dire perché i giganti sono esistiti. È ridicolo, dobbiamo rendercene conto di questo, cioè smetterla di prendercela tra di noi. Se uno si occupa di archeologia, di antropologia, di ingegneria, eccetera, eccetera, lasciamogli fare il loro lavoro e prendiamo il buono di quello che loro sottolineano secondo le loro competenze e metodologia. Dal canto nostro lavoriamo con le nostre tecniche, chi esoteriche, chi insomma, di altro tipo, energetiche, eccetera, eccetera. Però cerchiamo di fare connubio piuttosto che scontrarci gli uni con gli altri, perché non è detto che quell'archeologo ce l'abbia contro il popolo sardo, contro la terra sarda, contro la verità. Non è vera questa cosa. Cioè, ci sono tantissime persone che vorrebbero poter dire queste cose, ma ovviamente senza che ci siano delle prove non puoi scrivere del nulla. È normale che sia così, possiamo scriverlo noi, noi siamo liberi e possiamo farlo. Gli altri però possono anche non crederci, quindi. Certo. Allora, se siamo verso la fine, io avrei un'altra domandina. Non voglio ovviamente abusare del tuo tempo, quindi anche tu dici se puoi rimanere qualche minuto in più. Sono a disposizione, se gli elementali mi lasciano in pace, sono a vostra disposizione completa. Ok, senti, se io apro la Treccani, il dizionario, e cerco sotto la voce Shardana, mi viene fuori nome egiziano per uno dei popoli del mare. Taluni lo ricollegano con la Sardegna e altri con quello delle città dei Sardi di Sardi nella Lidia. Tu il termine Shardana a cosa lo ricolleghi? Aspetta, ridimmi l'altro che hai detto della Lidia, oppure ai sardi della Lidia. No, allora, taluni lo ricollegano alla Sardegna, altri con quello della città di Sardi nella Lidia. Interessante questo. Allora, anche l'argomento Sardana è controverso, gli archeologi dicono delle cose, c'è invece Leonardo Melis che ne dice altre. Attenzione, io tutte queste persone le conosco, anche Leonardo Melis lo conosco, è una persona in gamba, sono stra-amica dei figli, in questo momento mi trovo nel suo paese, per intenderci, quindi voglio dire, non, assolutamente apprezzo il lavoro di tutti coloro che fanno. Che si impegnano per la valorizzazione e tutela della nostra cultura. Però gli archeologi non sono d'accordo col punto di vista di Leonardo Melis, per niente, per vari motivi, perché insomma, perché non ci sono fonti, secondo loro trovano grandi controversie, molte cose di Leonardo mi ritornano anche molto forti. Chi un po' perché non vuole, essendo un archeologo sardo, magari non vuole ammettere che insomma, l'origine del grande valore della Sardegna sia da diciamo relegare a questo popolo che dalle fonti appare che fossero semplicemente dei pirati uniti tra di loro in giro per il mare. Ecco, questa cosa è complessa perché in Sardegna la dicotomia dentro fuori, come vi dicevo prima, tra i piccoli e i grandi c'è sempre stata, è una dicotomia antica, cioè tra l'interno dell'isola e l'esterno dell'isola. È una dicotomia molto, molto antica che ha portato ad avere genetiche, stirpi molto diverse. Ovviamente quelle delle coste avranno avuto occasione di avere rapporti molto di più con altri popoli rispetto a quelli dell'interno. Quindi questo è un punto di vista molto importante. Però tornando all'origine della parola, adesso cerchiamo di capire anche dall'origine della parola. SRD, ok? Quindi SRD, quello che noi anche tutti noi quando ci definiamo sardi, poi usiamo queste lettere, SRD. Ora, SRD o SRDN, quindi sardi o sardana? Ok, già questo un po' ci fa capire.
Cioè, sono dentro i radicati SRD o di SRD? Gli Chardin, con tutta probabilità, sono sicuramente originari dell'interno, ma originari. È un po' come il sardo e il sardinentale, come diciamo oggi adesso. Cioè, il sardinentale sarebbe il sardo che si è spostato fuori dall'isola, i cosiddetti emigrati. Io personalmente li chiamo Disterrausu, però tendenzialmente noi dell'entroterra, ve lo racconto, adesso mi odieranno per questa intervista, però i sardi dell'interno li chiamano sardinentali, cioè quelli che sono andati fuori e che magari sono di origine sarda da chissà quante generazioni e che ancora hanno un po' di cultura, un po' di tradizioni, ma che ormai sono deradicati da talmente tanto tempo che non possono essere più definiti sardi in un certo senso. Ecco, secondo me gli Chardin sono questi, sono dei popoli che si sono spostati, hanno utilizzato le loro competenze marittime per andare in giro nel Mediterraneo a colonizzare, chissà, non so, anche avere rapporti semplicemente. Non so, adesso i sardi non credo che colonizzino per forza, vanno dove li porta il cuore, portano i loro semi in giro per il mondo, eccetera. Questo secondo me è quello che sono gli Chardin, ma non do tutta l'origine della potenza della Sardegna a loro, assolutamente no. Io non credo che siano stati loro i costruttori di nuraghi, per esempio. I costruttori di nuraghi sono qualcosa di molto, molto precedente. E se c'è qualcosa che ha dato lustro assoluto all'isola, sono sicuramente molto più i costruttori di nuraghi. Che poi Sardana, Sardegna, insomma, comunque sia, rimanda molto, no? Anche l'etimologia in qualche modo sembra molto simile. Molto bene, molto, molto bene, direi. Io credo che abbiamo semplicemente grattato la superficie, ovviamente, di certi argomenti e ne abbiamo solo tirato via una pellicola molto fine, ma sicuramente abbiamo anche stuzzicato diciamo, la curiosità di tutti coloro che hanno ascoltato per poter andare a fare le proprie ricerche e magari anche per richiamare Marta in una puntata successiva più avanti e approfondire magari uno di questi argomenti. Quindi se voi avete delle curiosità in particolare, scrivetele qua sotto nei commenti, così almeno noi possiamo anche tirare diciamo delle conclusioni per fare qualcosa di nuovo, se ovviamente Marta è sempre d'accordo a tornare qui a Gran Zero Channel. Assolutamente sono a disposizione. Mi fa molto piacere, Fantastico. certo. Senti, allora c'è un piccolo problema tecnico con Dagon che non riesce a rientrare, però quindi io faccio le sue veci in questo caso. Poco prima dell'inizio, in privato, c'era questo discorso della birra ichnusa, no? Del simbolo, della simbologia della birra ichnusa. Ecco, ci vuoi un pochino raccontare la tua opinione anche su questo? Guarda, allora, quello di cui mi lamento moltissimo è sicuramente il fatto che la Sardegna venga banalizzata da uno sguardo esterno che è affascinata in modo profondo dalle bellezze dell'isola, da queste energie così profonde e antiche, magari in modo molto, come posso dire, ingenuo, parla della Sardegna in determinati modi senza averne coscienza e cognizione di causa. E va bene, questo è anche comprensibile, perché quando una persona si approccia a qualcosa a cui non è radicato, è anche normale che ci siano delle ingenuità, che non veda tutti gli aspetti, anche più controversi, magari vede solo la luce e non riesce a vedere l'ombra. Ma nel momento in cui è la Sardegna che si presenta agli altri, il fatto che non si spogli del pregiudizio altrui, dello sguardo altrui, è qualcosa che io critico moltissimo. Questo ha portato a folclorizzare la sardità. Cioè, questo è evidente, non so, dal fatto che comunque quando si porta la Sardegna all'estero, noi dobbiamo sempre essere vestiti con dei costumi, con delle cose, ci rendiamo macchiette in un certo senso. Attenzione, io il costume è l'abito tradizionale, o tutto ciò che rappresenta. È qualcosa di fondamentale perché da operatrice esoterica, quindi da sciamana, so che gli abiti rituali hanno un'importanza fondamentale. Proprio per questo non dobbiamo essere i primi a banalizzarli. Cioè, indossa l'abito di tutti i giorni, il tuo costume tradizionale di tutti i giorni, non l'abito rituale che poi verrà banalizzato, verrà criticato. Anche se sono in Sardegna, sì, quelli all'epoca dei romani che dicevano che i sardi erano i mastruccati, no? Quelli con la mastrucca, quindi con queste, diciamo,
diciamo, delle giacche di pelle di pecora, considerate appunto primitive, eccetera, eccetera. Stiamo facendo quello, andiamo in giro con questa roba, con le nostre maschere, con quelle Una sono cose. mutone, per esempio. Ma mutone sono ovunque, cioè noi sardi critichiamo questo aspetto dell'autobanalizzarci. È importante che vengano portati in giro per il mondo. Attenzione, io parlo sia da sarda che da esoterista sarda che da studiosa di antropologia. Molto importante, però non al punto di essere banalizzato, perché nel momento in cui viene autobanalizzato non possiamo pretendere di avere credibilità. E questo vale per quello, ma vale per tutti gli aspetti della nostra cultura, il canto tradizionale, il ballo tradizionale, cioè la folclorizzazione della nostra cultura rischia di renderci non credibili, di renderci spettacolarizzazione fine a se stessa. Un po' il problema di tutti i popoli indigeni del pianeta, attenzione, però nel nostro caso, avendo già un conflitto molto grosso con le istituzioni da secoli e da millenni, rischia appunto di mettere veramente in difficoltà la nostra costante resistenziale. Lì qualcosa rischia di spezzarsi, io non sono assolutamente d'accordo, anche perché è un popolo che vive tutti i giorni di queste cose, c'è, cioè, ed è vero che beve un sacco di cnusa, questo è vero, attenzione, questo è verissimo, non è una bugia che bevono i cnusa, che l'Iclusa sia la birra più bevuta in Sardegna, che è, insomma, inclusa è qualcosa di identitario, per carità. Però è anche vero che, insomma, anche porci in questo modo così banalizzante, poi alla fine le persone ci indicheranno comunque in quel modo, come quelli che bevono birra con le maschere addosso e le barbe lunghe e bianche. È proprio così. Molto bene, tra l'altro vedo che c'è anche l'amico Rudy Toffetti che saluto qua in chat e saluto ovviamente anche tutti coloro che hanno preso parte di questa fantastica puntata, di questo fantastico episodio dei Misteri di Grand Zero Channel che per me è stato veramente molto molto bello avere qui con noi un'amica che è autoctona del posto, quasi direi un'esperta effettivamente di quella che è la cultura sarda. Quindi come ho già detto prima, sicuramente la rivedremo se tutto andrà come deve, ma sono sicuro che andrà tutto come deve. E quindi io per adesso non so, tanto Dagon non ritorna, quindi ce la chiudiamo tra di noi. Ti ringrazio infinitamente, Marta, grazie mille per la tua presenza. Grazie a te Adrian. Allora, volevo dire questa cosa. Adrian ha un modo di intervistare che tira fuori tutte le energie ed è molto particolare, però è stato molto bello perché ho potuto parlare di cose che, di cui non parlo facilmente, nel senso che neanche, nessuno ha mai avuto neanche curiosità fino a questo momento. Quindi io ti volevo ringraziare anche per il tuo modo caotico di intervistare, perché comunque fa bene anche questo, permette più spontaneità, quindi grazie. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Sicuramente, insomma, mi perdonerete se ho avuto difficoltà tra la razionalità e la parte più istintiva, però in fondo sono anche questo, insomma, sono un essere umano. Quindi grazie a tutti, grazie Adrian di cuore, grazie a tutto Ground Zero Channel. Ci piace così. Bene, ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo e che dire, buon weekend e buona Pasqua, visto che io Grand Zero Channel lo rivedo la settimana prossima, quindi auguri per tutto a voi e famiglie. Sigla!